Sembra che la speranza sia la virtù bambina che cammina tra queste due sorelle che la tengono per mano. Sembra che le sorelle maggiori siano loro a tirare la piccola, invece è la speranza che trascina avanti le altre. È la speranza che tira avanti la vita anche di questi giorni. Proprio oggi, a 15 anni da quella sera in cui Giovanni Paolo II lasciava questa terra e contemplava il volto luminoso di Cristo, vogliamo fare anche nostre le sue parole con le quali esordiva il suo pontificato. Non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà di amore. Servite l'uomo e l'umanità intera. Aprite i confini. O Signore, in questi giorni in cui i confini per noi sono così delimitati e difesi, aiutaci a comprendere che spalancare le porte del nostro cuore significa aprirci a questa speranza, una speranza che mai deluderà. Poniamo oggi più che mai la nostra fiducia in te, compiendo ciascuno, non da rassegnati, ma pieni di speranza, la propria parte, per contemplare giorni di luce. Con te, in te, tutto è possibile.